Buonasera a tutti, un saluto e un benvenuto qui nella sala più prestigiosa, chiedo scusa, della Camera dei Deputati per questo incontro a cui siamo particolarmente affezionati, a cui sono particolarmente affezionato, che è dedicato a un omaggio alla lingua italiana, direi in genere estendendo i confini alla cultura italiana, a quello che rappresenta per ciascuno di noi, a quello che rappresenta il suo caposaldo fondamentale, che è rappresentato appunto dalla lingua italiana. Voglio ringraziare per questa iniziativa innanzitutto il Presidente della Commissione Cultura, Federico Mollicone. Da sempre si è impegnato esattamente per stabilire i confini senza sciovinismo, senza protezionismo, che può essere un effetto collaterale devastante per chi vuole promuovere se stesso e la propria identità. Bisogna sempre avere il coraggio e la forza, a mio giudizio, di preservare, accettando le sfide anche del confronto con altre culture, con altri linguaggi, con altre sensibilità. Così come poi lo farà l'organizzatore meglio di me, mi piace ringraziare Maria Elena Boschi, a dimostrazione anche del fatto che la cultura appunto non ha confini, e che è trasversale alle sensibilità politiche, ai partiti che si rappresentano, alla maggioranza, all'opposizione, al governo, alla minoranza. Un saluto al direttore generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura, Andrea De Pasquale, ad Alessandro Masi, il segretario generale della società Dante Alighieri, con cui abbiamo peraltro interagito nel corso degli anni anche per cercare di essere puntuali nella definizione di quel perimetro a cui facevo riferimento prima. Un saluto ovviamente doveroso a Massimiliano Finanzer Flori per essere ambasciatore della cultura italiana nel mondo e un saluto al dottor Letta che quando si parla di cultura è sempre in prima fila a fornirci apprezzati e utili consigli. Sappiamo, penso ormai, insomma, perché si sono fatte anche gag importanti da questo punto di vista, che esiste un'iniziativa, direi dirimente, insomma, per fare in modo che la lingua italiana venga riconosciuta e abbia titolo all'interno della Costituzione della nostra Repubblica. Fino adesso non è stato così e ancora più in ritardo siamo dal punto di vista delle leggi ordinarie di riferimento tali da poter provare a difendere la lingua italiana prima che possa essere totalmente snaturata, ripeto sempre, in una elastica definizione di confronto tra culture e idiomi, perché chi, la Francia, la Spagna, 20 nazioni europee su 27 che fanno parte dell'Unione, protegge nella sua Costituzione la lingua madre, non mi pare che sia così impermeabile, appunto, per esempio, all'uso necessario, talvolta indispensabile, della lingua oggi dominante. Secoli fa era il latino, oggi è l'inglese. Non ci può essere, non ci deve essere contrasto, conflitto, men che meno, tra l'utilizzo della lingua inglese o in genere l'utilizzo di quelle lingue che in alcuni contesti, magari tecnici, settoriali, trovano terreno per radicarsi. E la difesa appunto della lingua madre a cui si fa riferimento. Quindi noi ci auguriamo, poi qualcosa al riguardo magari ci dirà il Presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone, che la proposta di legge per introdurre la lingua italiana nella Costituzione possa essere presto all'esame della Commissione stessa e quindi della Camera dei Deputati, poi del Senato. È una riforma, una proposta di riforma e quindi avrà bisogno di quattro letture. Però bisogna anche capire che l'obiettivo, è innanzitutto questo di tipo sostanziale, ma soprattutto estetico, per arrivare poi a normare un minimo anche, il rapporto che le pubbliche amministrazioni possono e devono avere con i cittadini per evitare anche di fare delle classifiche odiose, direi, passatemi il termine per un attimo soltanto, antidemocratiche, che mettono alla porta coloro i quali magari la lingua universale di questo momento non la conoscono e quindi possono avere difficoltà a comprendere le leggi emanate dallo Stato italiano, a quindi metabolizzare
i propri diritti, a non poterli esercitare perché appunto a volte la superfetazione di idiomi stranieri, di cosiddetti forestierismi, rende tutto ciò che la pubblica amministrazione svolge, opera, interpreta di difficile comprensione. Ho finito qui la presentazione e il benvenuto e quindi vi ringrazio davvero, sarò qui in buon ordine ad ascoltare questa magnifica iniziativa con voi. Grazie. Buonasera e benvenuti a tutti nella prestigiosa cornice della Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. Sono contento di darvi il benvenuto come Presidente della Commissione Cultura e avendo voluto fortemente questa iniziativa su proposta dell'artista e amico Finazzer Flori. Lo ringrazio per le interpretazioni che presto ascolteremo. Saluto il sovrintendente Giambrone e tutti i ragazzi del coro delle Voci Bianche e Cantoria del Teatro dell'Opera di Roma, a cui rivolgerei un grande applauso perché rappresentano l'arte, l'eccellenza e la bellezza in una sola espressione. Vedete, l'omaggio a Finazzer Flori, come ha detto lui stesso in un'intervista di qualche giorno fa, l'omaggio alla lingua italiana è un omaggio che è doveroso in quanto la nostra lingua è estetica, capace di farci percepire fisicamente la bellezza. Con questa iniziativa oggi vogliamo celebrare questa bellezza. Finazzer Flori ha da anni l'obiettivo di mettere al centro questa cultura e di trasmettere questi valori alle nuove generazioni, così come ai più grandi. Dal 2011 infatti è uno dei massimi promotori della lingua italiana all'estero, un vero e proprio ambasciatore tramite una stretta collaborazione con la nostra rete istituzionale, e ringrazio e saluto i dirigenti del Ministero degli Esteri, fanno un grandissimo lavoro, De Pedis e La Rosa, e che sono come sempre in prima linea quando si tratta di argomenti che riguardano la promozione dell'italianità nel mondo. Promozione della lingua italiana all'estero che è doverosa in quanto la lingua italiana viene parlata in 49 paesi, 65 milioni di persone parlano italiano, nel mondo la parlano come prima lingua e altri 3 milioni come seconda lingua. Pensate, negli Stati Uniti ad esempio 709.000 persone parlano italiano. I recenti dati disponibili hanno anche evidenziato che l'italiano è la quinta lingua straniera più studiata negli Stati Uniti. Da un punto di vista di numeri, gli studenti che studiano l'italiano sono circa 2 milioni, distribuiti in ben 113 diversi paesi. In questi 53.815 studenti apprendono l'italiano con i corsi dei comitati della Dante Alighieri, che svolgono un ruolo importante e fondamentale di tutela e diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo. La promozione all'estero, inoltre, è attuata dagli 84 istituti italiani di cultura, i cui corsi sulla lingua sono frequentati da 65.850 studenti. La rete culturale all'estero sta operando in maniera epica, perché i fondi, come al solito, i fondi a disposizione sono pochi, e su questo ci siamo impegnati insieme al Presidente Tremonti della Commissione Esteri a fare una battaglia insieme al governo per aumentarli, perché più fondi ci sono per la nostra diffusione, la diffusione della nostra cultura, della nostra lingua, e più grande è il lavoro di diplomazia culturale che l'Italia fa nel mondo. Stiamo poi investendo con il Ministro San Giuliano sull'estensione dell'Art Bonus, che si è rivelato essere uno strumento utilissimo per chi organizza iniziative culturali in Italia, ma non soltanto, anche all'estero. La legge sulla tutela della lingua italiana, a cui faceva riferimento il vicepresidente Rampelli, non passa solo per la promozione all'estero. La proposta di legge a prima firma appunto del presidente, che ho sottoscritto insieme ad altri colleghi e che nelle prossime settimane sarà esaminata in Commissione Cultura, va proprio in questo senso.
Dobbiamo promuovere l'uso della lingua italiana nella pubblica amministrazione e nei linguaggi aziendali. Non è una battaglia ideologica di retroguardia, ma di rispetto, di accessibilità, di promozione, di valorizzazione della nostra meravigliosa lingua e di attuazione dei diritti costituzionali. Hanno il diritto di comprendere nel modo più semplice tutti i cittadini gli atti pubblici, ma anche i contratti di lavoro. Molti altri paesi, e penso alla legge Toubon approvata nel 1994 dalla presidenza Mitterrand in Francia, hanno queste specifiche nella propria Costituzione. La consacrazione della lingua nazionale è in molte Costituzioni del mondo, quindi si tratta di essere coerenti non solo con il dovere che abbiamo ai nostri padri, ai nostri grandi padri della letteratura italiana, ma anche di essere coerenti con quella che è la normativa internazionale costituzionale delle grandi nazioni europee e occidentali. E già il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, presentò una proposta in tal senso e a significare la sensibilità anche del Governo. Concludo, prima di aprire questa bellissima iniziativa che poi terminerà con un riconoscimento a Finanzer Flori per il lavoro di ambasciatore della lingua italiana e dell'arte italiana in Italia e nel resto del mondo. Concludo con le parole di Vittorio Alfieri, che più di tutte rendono anche bene l'importanza, la passione con cui i grandi, i nostri grandi fecero, adottarono per difenderla e per promuoverla. Ella ha ben denti ed ugne, e saette, e feroce brevità, quanto e più ch'altra lingua mai l'abbia o le avesse. Vittorio Alfieri. Grazie. Proseguiamo quindi con un breve messaggio del vicepresidente Mulè, che insieme al vicepresidente vicario Rampelli patrocinano questa iniziativa e che non è potuto essere qui, ma ci teneva ad essere con un messaggio, esserci con un messaggio. L'italiano è una lingua stupenda, amata e studiatissima in tutto il mondo, nonostante il fatto che a parlarla siamo solo noi, gli abitanti di una lingua di terra che si dispiega nel mar Mediterraneo con meno di 60 milioni di cittadini. Evidentemente è un idioma che non piace solo a noi che siamo cresciuti parlandolo e scrivendolo, ma anche a chi, pur non avendone necessità, sceglie di cimentarsi nel suo apprendimento nonostante sia una lingua complessa. Purtroppo oggi non posso essere lì con voi, a causa di inderogabili impegni istituzionali sopravvenuti e all'instaccabile Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, per ascoltare questo omaggio alla lingua italiana realizzato da Massimiliano Finanzer Flori, che vi farà navigare tra i versi di Dante, Calvino, Leonardo, Manzoni e Marinetti e sono sicuro magistralmente accompagnato dal coro delle voci bianche e cantoria dell'Opera di Roma. Vi saluto con affetto e un pizzico di invidia. Giorgio Mulè. Ringrazio Presidente Mulè, Vicepresidente Mulè. Chiedo al Sovrintendente Giambrone se vuole dirci due parole giusto per omaggiare il suo splendido coro e poi proseguiamo con gli interventi previsti. Sì, anche. Buonasera, grazie per avermi dato inaspettatamente la parola, però sono molto contento perché la lingua italiana è la lingua del melodramma. Il melodramma ha fatto questo paese unito. L'opera lirica è uno dei grandi assi su cui il paese si regge, su cui il paese si è costruito. E forse ha contribuito a diffondere la conoscenza della lingua italiana anche in tutti i ceti, senza differenze, per tutti. E quindi sono contento perché noi pensiamo che l'opera sia per tutti, che i teatri debbano essere aperti a tutti, che debbano essere dei luoghi non per pochi, ma per l'intera comunità, e questo lo fanno perché parlano un linguaggio universale, perché raccontano emozioni e valori universali che erano validi un tempo e che continuano ad essere validi adesso, e perché parlano la nostra lingua. Noi siamo fieri, felici di una lingua bellissima, e quindi è bello che oggi la raccontiamo e che lo facciamo. Parlavamo poc'anzi di alcuni cerchi che vedrete aprirsi e chiudersi nelle narrazioni di Finanzer Flori e nelle musiche che i nostri bambini canteranno. Poi lo facciamo con i bambini che sono la nostra massima gioia. Grazie, buona serata.
Grazie al sovrintendente. E adesso passerei la parola alla collega onorevole Maria Elena Boschi, che ringrazio davvero di essere qui, che era con noi in commissione, poi per impegni istituzionali ha scelto un'altra commissione, ma sempre una commissione molto importante che anzi sarà molto utile per l'iter della legge. Prego. Sì. Funziona. Sì. Buonasera a tutti e grazie intanto al Presidente Mollicone, al Vicepresidente Rampelli per avermi coinvolta in questa iniziativa. Mi sono trasferita, ho cambiato commissione, ma sono in Commissione Affari Costituzionali, quindi diciamo che sono temi che in qualche modo affronteremo anche nella commissione di cui faccio parte adesso, pur avendo lasciato con dispiacere la Commissione Cultura presieduta dall'onorevole Mollicone. Io credo che tutti noi siamo orgogliosi della lingua italiana, innanzitutto per come è nata, perché la lingua italiana nasce ancora prima dello Stato unitario e non nasce sulle leggi, sugli atti amministrativi, sui traffici commerciali, nasce sulla poesia, sulla letteratura, nasce con l'arte, con l'espressione dei sentimenti. Forse è per questo che anche Carlo V diceva che era, almeno così si tramanda, la lingua con la quale si esprimeva quando doveva parlare d'amore, quando doveva rivolgersi alle donne, tra le tante lingue del suo impero, le tante lingue che conosceva. E io da toscana ci metto anche quel piccolo orgoglio in più, perché insomma il toscano, il fiorentino in modo particolare, perché voi lo sapete che in Toscana ogni campanile ha la sua inflessione dialettale, quindi anche il suo piccolo orgoglio. E però ha dato un contributo importante, non soltanto con i grandi poeti da Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca, ma fino poi allo Stato unitario, e insomma so che ascolteremo anche dei brani del Manzoni, che appunto riconobbe l'importanza in qualche modo di risciacquare i panni in Arno, quindi del toscano alla base della lingua che parliamo oggi. E siamo orgogliosi di questa lingua, la dobbiamo anche difendere però. Io non so quale sarà l'iter, poi in Parlamento ne discuteremo di questa proposta, anche perché sappiamo che dobbiamo da un lato riconoscere l'importanza della lingua italiana e dall'altro non dimenticare la lezione dei nostri padri e madri costituenti, che in Costituzione ci hanno lasciato comunque un messaggio importante, cioè che la lingua non può essere elemento di discriminazione. Ce ne siamo quasi dimenticati perché ormai lo diamo per scontato. Però pensate come 70 anni fa non lo fosse, tanto che l'articolo 3 della nostra Costituzione l'ha dovuto ribadire, e come noi come Paese ci sentiamo anche orgogliosi di essere una comunità di cui sono parte anche minoranze linguistiche importanti, che sempre la nostra Costituzione riconosce e tutela. Ma io credo che la dobbiamo difendere soprattutto dal decadimento. E non solo perché arrivano sempre più termini che prendiamo in prestito da altre lingue, che fanno parte, diciamo così, del linguaggio quotidiano comune, ma perché abbiamo un po' abbassato noi, italiani per primi, il livello linguistico. Abbiamo ridotto i vocaboli che usiamo e un po' abbiamo cominciato anche a fare errori che magari prima non avremmo fatto. E ci sono tante responsabilità, diciamo, in questo percorso che in qualche modo è un livellamento verso il basso. Un po' è anche colpa della televisione, diciamoci la verità, perché sempre più ci sono traduzioni veloci, rapide, di opere straniere, di film stranieri, e in questa rapidità talvolta anche le traduzioni peccano un po'. Dall'inglese abbiamo imparato o disimparato a usare il congiuntivo. Quando fanno le traduzioni dall'inglese molto spesso il congiuntivo ce lo dimentichiamo. O pensiamo anche a chi parla in televisione. Qualche decennio fa non avremmo mai immaginato un presentatore in prima serata, un conduttore che non avesse un italiano più che perfetto nel così presentarsi nelle case degli italiani. Oggi che si arriva anche partendo, diciamo, da carriere diverse, che sono legittime, ma che magari non hanno questa selezione anche linguistica che si richiedeva un tempo, capita di sentire qualche errore in più in televisione, che poi assimiliamo, soprattutto i più piccoli. I social network con le abbreviazioni che non aiutano poi a mantenere un linguaggio, un'espressione più articolata. Il Parlamento, perché non è che anche in queste aule abbiamo sempre esempi fulgidi dell'uso dell'italiano, quindi dobbiamo fare anche autocritica.
E poi c'è un altro piccolo elemento in più che però secondo me è quello principale. Io mi ricordo che quando andavo a scuola io, e non è passato un secolo, ve lo garantisco, sono grandicella ma non così tanto, l'insegnante più importante era quello di italiano. Perché? Perché si considerava l'italiano la base della formazione, della preparazione, e si considerava importante anche per accedere al mondo professionale. Oggi si è un po' perso. Oggi davvero noi pensiamo che l'italiano, conoscere bene l'italiano, sia un valore aggiunto per un colloquio di lavoro, per accedere a una professione, o prima ancora per la nostra cultura, la nostra formazione come persona, come essere umano? Forse meno di un tempo. E lì dovremmo riprendere la lezione di Don Milani, che invece diceva che proprio la lingua è il principale motore di uguaglianza, perché comprendere e sapersi esprimere è un elemento di uguaglianza, e quindi l'importanza dell'istruzione, soprattutto per chi poteva meno, per chi aveva meno, come elemento di riscatto sociale, di crescita. E poi la lingua è quello che ci tiene legati al nostro paese, è quello che, come direbbe il poeta, rimane quando abbiamo perso la patria. E lì i nostri tanti italiani concittadini all'estero ci ricordano questo orgoglio di continuare a parlare italiano, magari in famiglia, in casa, negli incontri. Io ho avuto la possibilità, nei miei ruoli istituzionali, di visitare le nostre comunità all'estero, e parlano un italiano che per noi è un po' antico, perché è come se per loro si fosse fermato il tempo in alcuni casi, perché magari sono persone di altre generazioni, più anziane, o che magari in casa, pur essendo giovani, hanno sentito parlare un italiano che per noi è un po' desueto, ma che sono attaccati a questa lingua perché è un modo per avere un legame con un paese in cui magari non sono mai stati o non tornano da anni. Ecco l'importanza della società Dante Alighieri, dei nostri istituti di cultura all'estero, del ruolo delle nostre scuole all'estero, grazie anche al Ministero degli Esteri, oltre che al Ministero dell'Istruzione, e quindi la bellezza di sentir parlare italiano anche quando sei fuori dall'Italia, fino addirittura ai dialetti. A me è capitato a Porto Alegre, in Brasile, a un incontro pubblico, che i nostri connazionali mi si rivolgessero in veneto, convinti di farmi un favore, perché lì parlano il veneto, nemmeno l'italiano, perché vengono soprattutto dall'emigrazione del Veneto, e ho detto: guardate, io al Veneto non arrivo, se dobbiamo parlare il veneto, effettivamente meglio l'inglese, perché sul Veneto non ce la faccio. Però questo è per dire l'importanza della lingua italiana, e qui chiudo, che passa però essenzialmente anche dalla lettura. E io per questo ringrazio anche l'occasione che abbiamo questa sera di ascoltare, in modo ovviamente magistrale, dei brani importanti dei nostri principali autori, perché il modo migliore alla fine per imparare l'italiano, il più democratico e il più economico, è leggere. Leggere ci insegna tanto, ci dice che non siamo soli, è un modo per uscire anche da noi stessi pur rimanendo nelle nostre stanze, però è anche il modo migliore per imparare l'italiano, anche per chi magari non ha la possibilità di farlo in famiglia o con grandi corsi di formazione. Ecco perché invitare alla lettura, creare occasioni per appassionare alla lettura è fondamentale, e qui devo ringraziare anche il sovrintendente Gianbruno, fondamentale continuare a far conoscere l'arte italiana, l'opera italiana, perché io credo che se nel mondo si studia italiano anche da parte di un italiano è perché qualcuno vuole anche capire meglio l'opera che ammira, apprezza e che fa parte di quel soft power che noi come piccola nazione, in termini ovviamente di popolazione rispetto alle grandi potenze mondiali, possiamo esercitare grazie alla forza della nostra cultura, della nostra storia e delle menti e dei cuori degli italiani. Grazie. Grazie a Maria Elena Boschi. Passo ora la parola al dottor Andrea De Pasquale, direttore generale dell'educazione e della ricerca degli istituti culturali. Bene, buonasera a tutti. Permettetemi di salutare il vicepresidente Rampelli e ringraziare l'amico onorevole Federico Mollicone per avermi invitato qui come direttore di una direzione generale che si occupa di educazione, di promozione del patrimonio culturale, di istituti culturali, alcuni dei quali si occupano esplicitamente di promozione della cultura italiana e della lingua italiana.
La lingua italiana per noi è un bene culturale di carattere immateriale, un bene culturale che come tutti gli altri è un bene di tutti, un bene che deve essere tutelato, conservato, valorizzato, trasmesso e promosso. Non peraltro nell'atto di indirizzo del Ministero della Cultura, del Ministro San Giuliano, è ben evidente l'indicazione della promozione da parte del nostro Ministero proprio della lingua italiana come identità della nazione, come elemento fondante della nostra unità. La lingua italiana è fatta sostanzialmente di parola scritta, di libri, di carte, di archivi. In questi anni c'è stata una notevole accelerata e promozione soprattutto del recupero dei libri, delle carte, degli archivi dei nostri massimi autori della letteratura. Un'attività che aveva antiche origini, perché fin dal momento della Costituzione dello Stato italiano le istituzioni culturali, in particolare le biblioteche governative, avevano cercato di radunare presso le loro sedi le carte degli scrittori massimi che avevano fatto la storia della letteratura ma anche della lingua italiana. Mi riferisco in particolare alla Biblioteca Braidense di Milano, che nel 1886 istituisce una sala dedicata all'illustre milanese, uno dei padri della letteratura italiana, Alessandro Manzoni, grazie al recupero delle carte, delle memorie e dell'archivio della sua biblioteca di Alessandro Manzoni, grazie appunto a una donazione da parte di uno degli eredi. Un luogo, diciamo, magico che era ampiamente visitato e frequentato da studenti, studiosi, curiosi, turisti che arrivavano a Milano proprio per ammirare e inchinarsi di fronte alle carte della letteratura e alla lingua, perché proprio in questo luogo, nella sala manzoniana ormai smantellata, vi erano appunto esposte le carte degli Sposi Promessi, di Ferme Lucia, della Ventisettana, l'edizione della Quarantana, le illustrazioni di Gonin. Questa idea di voler rappresentare nel nostro istituzione la letteratura italiana proseguirà ancora nel 1935, quando apriremo la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze nella nuova sede, in cui si pensa di costruire una tribuna, la tribuna dantesca, dove poter esporre le prime edizioni, gli incunabili, i cinquecentini, i manoscritti miniati del padre della nostra letteratura, Dante. Ma a seguire pochi sono stati, diciamo, gli episodi che hanno voluto da una parte conservare ma soprattutto esporre, testimoniare, documentare la nostra lingua e la nostra letteratura. In questi ultimi anni, in qualità di direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sono stato direttore 8 anni, abbiamo puntato a valorizzare, a recuperare anche sul mercato antiquario lacerti, memorie, frammenti, carte, libri, oggetti dei nostri padri della letteratura italiana. Sembrava incredibile, ma anche i nostri premi Nobel non sono stati diciamo tutelati e conservati uniti. Pensate alle carte di Grazia Deledda, che non si conoscevano se non in minima parte, le carte di Salvatore Quasimodo, che erano ancora presso gli eredi e dispersi, e tanti altri nostri autori che ancora erano o frammentati in più istituzioni, ancora in parte presso privati. Abbiamo così avviato una politica che, diciamo, cospicua di recupero di questo patrimonio, esponendo poi il tutto in un museo, il primo e unico museo dedicato alla letteratura italiana, proprio in Biblioteca Nazionale, che ha permesso di recuperare l'eredità di Grazia Deledda, quindi il suo archivio, le sue carte, i suoi arredi, i suoi mobili, perché noi ci è piaciuto anche poter rappresentare in questi luoghi proprio per suscitare le emozioni, anche e soprattutto nei confronti dei ragazzi che entrano nelle stanze degli scrittori, pure recuperare i mobili, gli oggetti personali. Diciamo, riprendendo l'antica vocazione delle biblioteche, che soprattutto quella di Milano, dove andavano gli studenti e rimanevano colpiti e fissavano ancora di più nella loro memoria la parola scritta, la lingua italiana, vedendo le carte dell'illustre Manzoni.
come ultima operazione, oltre ad aver recuperato carte di Umberto Saba, di Pasolini, di Elsa Morante e di tanti altri, c'è stata la integrale ricostruzione della casa di Palomar di Italo Calvino. Un'operazione, devo dire, per me molto commovente, condotta quasi, diciamo, dopo una lunga attività di convincimento dell'erede. Abbiamo sostanzialmente smontato la casa del Campo Marzio e ricostruita soprattutto il salone e altre stanze in Biblioteca Nazionale, proprio ancora una volta per testimoniare ancora una volta la nostra letteratura, uno dei massimi autori della nostra letteratura che ha trovato casa in Biblioteca Nazionale, in un luogo che i visitatori possono non solo visitare, ma all'interno possono pure studiare, vedere e leggere i suoi libri, vedere le proprie carte e anche gli oggetti che lo circondavano. Mi fa piacere ancora, chiudo, ricordare che in questi anche anni abbiamo pure promosso il recupero della biblioteca di Tullio De Mauro. La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma si apre nel 1975 e si incarica proprio Tullio De Mauro, padre della nostra linguistica, di decidere l'impianto classificatorio della sezione della grande sala di linguistica. Grazie alla vedova De Mauro è stato possibile recuperare la sua biblioteca e intestare la sala di linguistica a Tullio De Mauro. Quindi ringrazio Mollicone per aver organizzato questa iniziativa e soprattutto sottolineo la necessità e l'importanza di continuare in questa opera di recupero dei nostri autori anche nella loro materialità, nelle loro carte, nei loro libri, nei loro oggetti. Grazie. Grazie al dottor De Pasquale, veramente infaticabile in questa sua azione, l'abbiamo insomma seguito negli anni. Ora l'ultimo intervento, il professor Alessandro Masi della società Dante Alighieri che abbiamo citato, e poi ovviamente iniziamo con il programma artistico. Sì, grazie Presidente, un ringraziamento al Presidente Rampelli, a lei Presidente Mollicone, e mi unisco agli auguri per l'opera di Massimiliano Finetzer che tutti noi conosciamo e ci rende famosi in Italia ma anche nel mondo. La lingua italiana è davvero un portato fondamentale per l'opera di Finetzer. Saluto anche il nostro vicepresidente della Dante Alighieri, il dottor Gianni Letta. E devo dire, la lingua italiana, lei i dati li ha già forniti, non vorrei dilungarmi. Vorrei raccontare un episodio. Tempo fa venne a Palazzo Firenze l'ambasciatore della Mongolia chiedendomi di aprire una Dante a Ulaanbaatar. Parlammo a lungo e alla fine chiesi: ma scusi lei, eccellenza, ma perché vuole aprire una Dante in Mongolia? Sì, ma lei non sa che a Ulaanbaatar c'è la più grande scuola lirica, noi abbiamo le cantanti e abbiamo bisogno, come raccontava appunto il suo intendente, di conoscere la lingua italiana. Allora, la lingua italiana è un prodotto culturale fortissimo. Tra le lingue veicolari non è tra le più forti, ma sicuramente tra quelle culturali sì, perché l'elemento fondante è quello che si congiunge alla lingua italiana, cioè il prodotto. In una serie di iniziative che abbiamo fatto anche per la promozione del marchio italiano, portando la lingua italiana con la moda italiana, in un land regionale tedesco, la Presidente mi disse: voi italiani con la vostra moda ci fate sentire più belle a noi donne, vi ringraziamo per questo. Quindi la lingua è qualcosa che fa muovere l'economia di un paese, di questo ne siamo certi, ne siamo convinti. Noi continueremo a fare questo lavoro insieme al Ministero degli Affari Esteri, i numeri sono in crescita e per questo noi andremo avanti con questo lavoro. Un'ultima cosa, stiamo realizzando con il Presidente Riccardi la ripubblicazione del testo di Manzoni sulla relazione della lingua italiana. Manzoni che dice: la lingua italiana è risciacquare i panni in Arno. Quindi vi ringrazio molto e con Dante Alighieri che è inevitabile andiamo avanti. Grazie. Grazie. Grazie al professor Masi e quindi pregherei gli ospiti di alzarsi e di fare intervenire i ragazzi della cantoria del coro delle voci bianche e cantoria del Teatro dell'Opera di Roma, insieme ovviamente a Finanzer Flori, e chiedo agli assistenti di procedere con la preparazione del palco.
ma qui tacendo non posso, e prendo che la comedia comincia così il nostro Dante, con elogio alla lettura, con un elogio al lettore. 7 volte nell'inferno, per 5 nel purgatorio, per 4 nel paradiso. Sottolineare l'importanza del lettore e della lettura è fondamentale. Io lasciai lo latino per un naturale amore della propria eloquia. Quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più di un anno presso a Gaeta, prima che si Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, nel debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vince il potere dentro a me l'ardore che ebbi a diventare del mondo esperto dei vizi umani e del valore. Ma mise me per l'alto mare aperto, sol con legno, con quella compagna picciola, da cui non fui mai deserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna, fino il Morocco e l'isola di Sardi, le altre che quel mare intorno bagna. E compagni, eravamo vecchi e tardi quando venimo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dalla man destra mi lasciai Sibilia, dall'altra già mi aveva lasciato Setta. «Oh, frati!» dissi, «che per 100 miglia perigli siete giunti a Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che del rimanente, non vogliate negare esperienza! Di retro al sol del mondo senza gente, considerate la vostra semenza, fatti non foster vive come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Io e i miei compagni feci io sì aguti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia le avrei ritenuti, e volta nostra poppa, al mattino dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando il lato mancino, tutte le stelle. Già dall'altro polo vedea la notte il nostro tanto basso che non sorgea fuori del marino suolo. 5 volte era acceso, e tante casso lo lume era di sotto dalla luna, poiché entrati eravamo nell'alto passo. Quando n'apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvimi alta tanto quanto veduta non avea alcuna, noi ci allegrammo. E tosto tornò in pianto che della nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto. 3 volte fe girar con tutte le acque, e la quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù come altrui piacque, infin che il mar fu sovra noi richiuso. Il mare di Dante Alighieri si chiude. Non si chiude il nostro viaggio, come per tutti i viaggi si può imparare, codesta natura ne provvede che per tutto il mondo tu trovi dove imitare. E questo è Leonardo, quel Leonardo da Vinci, a Milano, 180 miglia, 310 chilometri, 5 giorni di viaggio, per raggiungere 1482 e trovarsi di fronte un altro trentenne, Ludovico Sforza, detto il Moro per la sua carnagione. Il rapporto tra Leonardo da Vinci e Dante Alighieri in fondo non è poi così studiato, tuttavia è suggestivo. Colui che mai non vide cosa nuova produsse esto visibile parlare, novello noi, perché qui non si trova. Colui è evidente chi sia. Ma questo visibile parlare è quell'estetica insieme anche l'etica che tiene insieme, come dirà appunto Dante, in questo caso era Purgatorio 10, con il nostro Leonardo da Vinci, che si presenta qui, vediamo un'opera. Un capolavoro alla mia sinistra, alla mia destra, l'ultima cena, forse è la prima cena perché è la prima volta che la storia dell'arte, la storia della filosofia, la storia della teologia, la storia della scienza stanno insieme. Alcuni si può dire che si ingannano, i quali chiamano buono maestro quel pittore che sa far solo una testa e una figura. Il buono pittore ha 2 cose da dipingere, l'uomo e il concetto della mente sua, il primo è facile, il secondo difficile perché tu da figurare i gesti e i movimenti delle membra, che le più facili tu li impari dagli muti che dagli uomini. È così il nostro Leonardo che ci conduce ai moti dell'animo. I moti dell'animo sono 10. Il primo è il riso, poi il pianto, poi il gridare, poi il cantare, diverse voci acute o gravi, poi ammirazione, ira, letizia,
malinconia, paura e doglia di martirio. E prima ancora di riso e pianto, che sono molto simili in bocca, guance e serramento d'occhi, e solo variano in ciglia al loro intervallo, noi qui diremo dell'altro loco, ovvero di quella varietà che piglia il volto, le mani, la persona, per ciascuno dessi accidenti, di cui tu, pittore, pittore, devi avere grande cognizione, se non la tua arte fare i corpi due volte morti. Cosa si può fare con la lingua? Cosa si può fare con la lingua? Possiamo davvero penetrare nell'uomo, soprattutto nelle sue dizioni, e ancor meglio, nelle sue contraddizioni. E chi meglio di Manzoni? Di Alessandro Manzoni. E ho scelto per oggi il capitolo 34 dei 38, dei Promessi Sposi. A ogni passo sentiva crescere e avvicinarsi un rumore che già aveva cominciato a sentire mentre lì fermo a discorrere. È un rumore di ruote, di cavalli, con un tintinnio di campanelle e ogni tanto un chioccar di fruste, con un accompagnamento d'urli. Guardava innanzi ma non vedeva nulla. Scoprendosi davanti alla piazza di San Marco, la prima cosa che gli diede nell'occhio fu due travirite con una corda e con certe carrucole, e non tardò a riconoscere che era cosa familiare a quel tempo l'abominevole macchina della tortura. Era rizzata in quel luogo, e non in quello soltanto, ma in tutte le piazze e le strade più spaziose, finché i deputati di ogni quartiere, muniti a questo di ogni facoltà più arbitraria, potessero farci applicare immediatamente chiunque paresse loro meritevole di pena, o sequestrati che uscissero di casa, o subalterni che non facessero il loro dovere, o chiunque altro. Era uno di quei rimedi eccessivi e inefficaci, dei quali quel tempo e in quei momenti specialmente si faceva tanto scerquio. Ora, mentre Renzo sta guardando quello strumento, pensando perché possa essere alzato in quel luogo, sente avvicinarsi sempre più il rumore, vede spuntare dalla cantonata un uomo che scoteva un campanello. Era un apparitore, e dietro quello due cavalli che, allungando il collo e puntando le zampe, venivano avanti a fatica, e strascinato da quelli un carro di morti, dietro quello un altro ancora, di qua monati alle coste dei cavalli, spingendo le punzoni e bestemmie frustate. Era quei cadaveri la più parte ignudi, alcuni malinvoltati in qualche cencia, ammonticchiati, intrecciati insieme come un gruppo di serpi che lentamente si svolgono al tepore della primavera, che a ogni intoppo, ogni scossa, si vedeva quei mucchi funesti tremolare e scompaginarsi bruttamente, ciondolar teste, e come i vercinari a rovesciarsi, batte sulle rotte, mostrando l'occhio già inorridito come tal spettacolo poteva diventare più sconcio e più doloroso. Il giovane si era fermato sulla cantonata. Un atroce pensiero gli balenò in mente. Forse là, forse là sotto. Oh no, signore, fa che non ci pensi, fa che non sia vero. Quale città, che sarà mai il paragone, è quella che era stata l'anno avanti per cagion della fame? E in mezzo a questa desolazione Renzo ha già fatto buona parte del suo cammino, quando distante ancora molti passi da dove doveva voltare venne a udire quel vario frastuono nel quale si faceva distinguere il solito orribile tintinnio. Arrivato alla cantonata della strada, che era una delle più larghe, vide quattro carri fermi nel mezzo. E come un mercato di granaglie si vede andare a venire di gente, un caricarro rovesciato di sacchi, tale era il movimento in quel luogo. Manati che entravano nelle case, manati che ne uscivano con un peso sulle spalle, lo mettevano sull'uno all'altro carro. Alcuni con la divisa rossa, altri senza quel distintivo, molti altri con pennacchi, fiocchi di vari colori che quegli sciagurati portavano come per segno di allegria. Intanto pubblico lutto. Ora da una finestra o dall'altra veniva una voce lugubre: qua, Monatti! Ecco, sono ancora più sinistro. Ora! Ovvero erano pigionali che brontolavano, ai quali i Monatti rispondevano con bestemmie. Entrato nella strada, Renzo allungò il passo, cercando di non guardare quegli ingombri, solo in quanto era necessario per riscansarli, quando
Il suo sguardo si incontrò in un oggetto singolare di pietà, di una pietà che invogliava l'animo a contemplarlo, di maniera che si fermò quasi senza volerlo. Scendeva dalla soglia ad uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata ma non trascorsa. Vi traspariva una bellezza velata e offuscata ma non guasta. Dalla gran passione e dall'anguor mortale, quella bellezza molle e a un tempo maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua natura era affaticata ma non cascante, i suoi occhi non davano lacrime, portavano il segno di averne sparse tante. Vi era in quel dolore un osso che di pacato e profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo, ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente la pietà e ravvivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben vestita, coi capelli divisi sulla fronte, con vestito bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Né la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva. Se non che una manina bianca, a guisa di cera, spenzolava da una parte con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'omero della madre con abbandono più forte del sonno della madre, che se anche la somiglianza di volti non l'avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello di due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monatto andò per levarle la bambina dalle braccia, una specie però di insolito rispetto, di esitazione involontaria, ma quella no. Non me lo toccate per ora. Devo metterla io su quel carro. Prendete. Così dicendo aprì una mano, fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monatto le tese. Poi continuò. Promettetevi di non levarle un filo d'intorno e di non lasciare che altri ardisca di farlo e di metterla sottoterra così. Il monatto si mise una mano sul petto, tutto premuroso, quasi ossequoso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, e si affaccendò a fare un po' di posto sul carro per la morticina. La madre, dato questo un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, ce l'accomodò, poi stese un panno bianco e disse le ultime parole. Addio Cecilia, riposa in pace. Stasera avremo anche noi per stare sempre insieme. Prega intanto per noi che io pregherò per te e per gli altri. E poi, voltatosi di nuovo verso Monato, disse: voi questa sera salirete a prendere anche me e non me sola. Così detto, rientrò in casa. Un momento dopo si affacciò alla finestra, tenendo in collo un'altra bambina, più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima finché il carro non si mosse, finché lo poté vedere, poi disparve. E che altro poté fare se non posa sul letto l'unica che le era rimasta e mettersi accanto per morire insieme? Come il fiore già rigoglioso sullo stelo cade col fiorellino ancora in boccia al passare della falce che pareggia tutte le erbe del prato. Thank you.
Gli italiani a volte sono tacciati di esterofilia, eppure vi assicuro che all'estero invece ci sono molti italofili che ci amano, ammirano la nostra storia, la nostra nazione. Del resto, cosa sarebbe il Medioevo senza Dante Alighieri? Cosa sarebbe il Rinascimento senza Leonardo da Vinci? Cosa sarebbe la modernità, il realismo storico, il romanzo senza Alessandro Manzoni? Cosa sarebbe il XX secolo senza Filippo Tommaso Marinetti? Futurismo uguale Filippo Tommaso Marinetti, si badi, il poeta Marinetti, 1909. Avevamo vegliato tutta la notte, miei amici ed io, sotto lampade di cupola di ottone traforato, stellate come le nostre anime, perché come quelle irradiate da un chiuso fulgore da un cuore elettrico. Avevamo calpestato lungamente su opulenti tappeti orientali la nostra atavica cidia, discutendo dei confini estremi della logica e annerendo molta carta di frenetiche scritture. Un immenso orgoglio gonfiava i nostri petti, perché ci sentivamo soli in quell'ora, soli come fari superbi contro un esercito di stelle avanzate, occhieggianti e sulucenti accampamenti. Soli, coi fuochisti che si agitano dinanzi ai forni infernali delle grandi navi. Soli, coi neri fantasmi che frugono nelle pance delle locomotive lanciate a pazza corsa. Soli, coi ubriachi naspanti un incerto batter d'ali lungo i muri della città. Sussultammo un tratto. All'udire rumore formidabile di enormi tramvai a due piani risplendenti di multicolori luci che come villaggi in festa il posto ripato squassa e sradica d'improvviso, trascina fino in fondo al mare come gorghi di un diluvio. Poi il silenzio divenne più cupo e mentre ascoltavamo l'estenuato borbotto di preghiere di vecchi canali, lo scricchiolare di ossa di palazzi moribondi sulla loro barba di umida verdura, udimmo fuori dalle finestre il ruggito di famelici automobili. Io dissi: andiamo amici, andiamo, stiamo per assistere alla nascita del centauro, presto vedremo volare il primangelo, andiamo, bisogna pur provare la vita, i cardini, i chiavistelli, andiamo, non vi è nulla che eguagli la rossa spada del sole che schermiglia contro le infinite tenebre. E così mi avvicinai alle tre belve sbuffanti per palparne amorosamente i loro torridi petti. Io mi stesi nella mia automobile come un cadavere nella bara, ma subito resuscitai sotto il volante, sottile ghigliottina che minacciava il mio stomaco. La forente scopa della pazzia ci cacciò noi stessi e ci lanciò lungo vie scoscese profonde. Qua e là qualche lampada malata ci insegnava a disprezzare la fallace matematica dei nostri perituri occhi. Eppure, noi non avevamo un amante ideale che si ergesse fin sulle nuvole con la sua sublime figura. Non avevamo una crudele regina a cui offrire le nostre salme contorte a guisa di anelli bizantini, nulla per voler morire, se il nostro coraggio pesante, troppo pesante. E così schiacciavamo sugli usci di casa i cani da guardia che si arrotondavano sotto i pneumatici come solini sotto il ferro da stiro. La morte, addomesticata, ci inviava i suoi sguardi velutati carezzevoli da ogni pozzanghera. Dissi: una scopa, il fiato, i giovani leoni, e schiacciavamo e uscivamo dalla saggezza come da un orribile guscio vuoto, come frutti pigmentati nella bocca torta aperta del vento, dandoci in pasto all'ignoto, non già per disperazione ma solo per colmare i profondi pozzi dell'assurdo. Avevo appena finito di pronunciare queste parole quando io girai bruscamente su me stesso con la stessa ebrietà folle dei cani che vogliono mordersi la coda, quando vidi venivi incontro due ciclisti titubando dinanzi a me. Il loro stupido dilemma discuteva sul mio terreno. Che noia! Per il disgusto mi scarventai con le ruote all'aria nel fossato. Oh, fossato, bel fossato di officina. Io gustai avidamente la tua buona melma fortificante. Quando mi risollevai, sozzo, cencio, puzzolenti, io sentii il cuore attraversato dal ferro arroventato dalla gioia. Intanto una folla di pescatori armati di lenza, di naturalisti podragosi, già tumultuava intorno a tale prodigio. Con cura paziente e meticolosa, quella gente dispose alte armature ed enormi reti di ferro per tirare sul mio automobile simile a un pesce cane renato. La macchina si sollevò dal fosso e lasciò sul fondo la sua carrozzeria di buon senso. Credeva che fosse morto, il mio bel pesce cane, ma la mia carezza bastò per rianimarlo. E così noi, col volto coperto dalla buona melma di officina, ovvero scorie metalliche, fuligi celesti, sudori inutili,
Noi contusi, fasciate le braccia, ma impavidi, dettammo le nostre prime volontà a tutti gli uomini vivi di questa terra. Il popolo italiano può essere paragonato a un lottatore eccellente che vuole lottare non allenato e sprovvisto di mezzi di allenamento. Le circostanze gli imposero di vincere o sparire. Il popolo italiano ha vinto, gloriosamente. Ma lo sforzo superò i suoi stessi muscoli, sicché ora ansante, stremato, quasi incapace di godere della sua grande vittoria, maledice noi, suoi allenatori, e tende le braccia a coloro che lo sconsigliavano di lottare. Tra i partigiani della quiete che vogliono mantenere la terra e noi che vogliamo risollevarlo, guarirlo ad ogni costo, è scoppiata una rissa che si prolunga disgraziatamente sul corpo infranto del lottatore stesso. E giungiamo a Calvino. Giungiamo a Calvino e siamo partiti dal nostro Dante Alighieri. Giungiamo a Calvino e giungiamo alla nostra cultura, alla nostra contemporaneità, alla sostenibilità del nostro tempo. Abbiamo affrontato a Firenze, insieme alla direzione Faresina, del sistema paese, il tema di una letteratura che affronti e percorra le possibilità che ci dà la sostenibilità, i cambiamenti climatici. Cosa può fare la lettura guardando il futuro? Ma la lettura l'ha già fatto, come sempre. Bisogna soltanto guardare la storia, capire che dalla storia noi possiamo avere le risposte rispetto al nostro presente. Non siamo preoccupati del progresso tecnologico e scientifico, care istituzioni, siamo preoccupati dell'arretramento culturale. E allora Calvino, molto tempo prima, in una città, delle città invisibili, Leonia, ci parla proprio di sostenibilità al contrario, di una città che non ce l'ha questa sostenibilità. La città rifà se stessa tutti i giorni. Ogni mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con un saponetto appena sgusciate dall'involucro, indossa una vestaglia nuova fiammante ed estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora intonsi, ascoltando le filastrocche dell'ultimo modello di apparecchio. Sul marciapiede, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti della Leonia di ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Ma non solo tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali di imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana. Più che dalle cose che ogni giorno vengono fabbricate, vendute e comprate, l'opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero, come dicono, il godere delle cose nuove e diverse, o non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il mondarsi di una ricorrente impurità. Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli, il loro compito di rimuovere i resti dell'esistenza di ieri è circondato di un rispettoso silenzio, come un rito che ispira devozione, o forse solo perché una volta buttata via la roba nessuno vuole più averci da pensare. Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai? Nessuno se lo chiede. Beh, fuori della città, certo, ma ogni anno la città si espande e gli immondezzai devono arretrare più lontano. L'imponenza del gettito aumenta e le cataste si innalzano, si stratificano, si dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che più l'arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al tempo, alle intemperie, alle fermentazioni, alle combustioni. È una fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda la città, la sovrasta da ogni lato come un acrocoro di montagne. Il risultato è questo, che più Leonia espelle roba e più ne accumula. Lo squame del suo passato si salda in una corazza che non si può togliere. Rinnovandosi ogni giorno, la città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva, ovvero quella della spazzatura di ieri, che si ammucchiano sulle spazzature dell'altro ieri, di tutti i suoi giorni, anni
lustri. Il pattume di Leonia a poco a poco invaderebbe il mondo se sullo sterminato immondezzaio non stessero premendo al di là dell'estremo crinale gli immondezzai di altre città, che anch'esse respingono lontano da sé montagne di rifiuti. Forse il mondo intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto di crateri di spazzatura, ognuno col centro una metropoli in eruzione ininterrotta. I confini tra le città estranee e nemiche sono bastioni infetti in cui i detriti dell'una e dell'altra si puntellano a vicenda, si sovrastano, si mescolano. Più ne cresce l'altezza e più incombe il pericolo delle frane. Basta che un barattolo, un vecchio pneumatico, un fiasco rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe spaiate, calendari d'anni trascorsi, fiori secchi, sommergerà la città nel proprio passato che invano tentava di respingere, mescolato con quello delle città limitrofe, finalmente monte. Un cataclisma spianerà la sordida catena montuosa, cancellerà ogni traccia della metropoli sempre vestita a nuovo. Già dalle città vicine sono pronti coi rulli compressori per spianare il suolo, estendersi in un nuovo territorio, ingrandire se stesse, allontanare i nuovi immondezzai. Forse le mie parole non sono fioche, se la tua udienza è stata attenta, se ciò che ho detto la mente non revoche, in parte fila tua voglia contenta,
e vedrai la pianta onde si scheggia, e vedrai il corregge che argomenta, un ben si impingua, se non si vaneggia. Gli ultimi versi di Dante dedicati a Francesco d'Assisi. La pianta ovviamente è la correzione, un ben si impingua, possiamo arricchirci con la nostra lingua, materialmente e immaterialmente, se non vaneggiamo, se offriamo a essa valori e non vanità. E allora, alla Pars Denstruens di Italo Calvino, sul nostro tempo, sul nostro pianeta, non possiamo che completare la nostra serata, con un ultimo mio omaggio e poi a seguire quello del coro. Qui invece una pagina di letteratura che anch'essa ha anticipato in senso invece positivo e poetico il nostro tempo. Anzi, vi assicuro che questa pagina ne avrà un bisogno a lungo, per molto tempo, forse per sempre. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le laude, la gloria, l'onore, eterna benedizione, a te solo, Altissimo, sei confane, e nullo uomo è né degno te mentovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le tue creature, e specialmente per messor lo frate Sole, lo quale iorna illumini noi per lui, e tello è bello, radiante, con grande splendore, di te Altissimo porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sola luna et le stelle, in cielo le formate, clarite, preziose et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et onne tempo, nelle quali le tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale enna lumini la notte, et è bello, et iocundo, et robustoso e forte. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sostenta e governa, e produce diversi frutti con coloriti flori e terba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, che io sostengo infirmitate et tribolazione, che da te Altissimo saranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale nulla uomo può scappare, e guai quelli che morranno nelle peccata mortali, e beati quelli che troveranno le tue santissime voluntate, che la morte seconda non farà male. Beate e benedicetemi, Signore, e ringraziate, e serviateli con grande umilitate. Nella fantasia,
Un grande applauso al coro della cantoria del Teatro dell'Opera di Roma per questa splendida esibizione che dimostra quanto importante sia la forza rigeneratrice della bellezza e della cultura italiana e della musica italiana, grazie in questo caso al Teatro dell'Opera di Roma, grazie a tutte le istituzioni culturali che appunto rendono possibile ai nuovi talenti, ai nostri ragazzi, meravigliosi ragazzi, di potersi formare, esibire e seguire quelle che sono le aspirazioni più profonde e più belle che poi li renderanno artisti. E ora concludiamo questo bellissimo pomeriggio d'arte di omaggio alla lingua italiana con ciò che avevo anticipato all'origine, ovvero il riconoscimento. La Commissione Cultura, da quando si è insediata lo scorso 9 novembre, tra le tante attività, direi infinite attività, ha inteso anche avviare questo ciclo di riconoscimenti, così li possiamo definire, quelle che sono eccellenze dell'arte, della cultura, della musica italiane. E in questo caso qui oggi abbiamo ascoltato, abbiamo apprezzato la bellezza dell'arte e la purezza dell'arte in questo viaggio di omaggio alla lingua italiana di Massimiliano Finazzer Flori, a cui farei un grande applauso e a cui in rappresentanza ovviamente dell'istituzione tutta, è per me un onore e un piacere consegnare la medaglia della Camera dei Deputati come riconoscimento al grande lavoro che Massimiliano Finazzer Flori
fatto in questi anni. Grazie. Sì. Grazie, grazie davvero. Grazie a tutti. Non posso che ringraziarvi, ringraziare il Presidente Mullicone, tutti voi, e ovviamente dedicare questa medaglia alle generazioni che verranno, quindi in primis ai miei giovani colleghi che sono qui attorno, e per una volta, come dire, non correggere ma affermare ancora di più un'affermazione di Pierpaolo Pasolini, quando affermava che la vera vittoria non è quella che fa battere le mani, ma quella che fa battere i cuori. Questa sera sono avvenute entrambe, quindi grazie, grazie davvero. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Sì, grazie, buonasera a tutti, ci vediamo presto.